E buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a vedere insieme come ottenere il Lumina, il cannone portatile esotico aggiunto ieri sera con l'apposita quest. Prima di iniziare vi dico subito che per ottenere questa quest, e quindi l'arma in sé, non penso ci sia bisogno di aver completato già le quest di Ultima Parola e Aculeo. Io infatti con lo stregone non ho completato nessuna delle due. L'unico indizio che posso darvi è il fatto che quando sono andato nella zona in cui bisogna prendere la quest, ho prima ottenuto quella dell'Aculeo e poi anche quella del Lumina. Non per un fatto di necessità, ma semplicemente perché per sbaglio ho anche ripreso quella dell'Aculeo. Ma andiamo subito a vedere come ottenere la quest. Mi scuso in anticipo se non vedrete il gameplay effettivo della quest, ma purtroppo non so per quale motivo YouTube mi ha salvato la live di ieri sera solamente per le ultime due ore, quindi per gli ultimi due step. Per ottenere quindi il primo step della quest del Lumina dovrete recarvi nel posto in cui avete trovato quella della Culea. Dovrete quindi seguire il percorso che vedete a schermo, entrare all'interno delle miniere di sale e utilizzare il transmat che sta in fondo alla sala. Fatto ciò verrete teletrasportati in cima ad un picco. Dovrete seguire la strada e salire fino in cima. Quando vi ritroverete davanti ad una porta chiusa da uno scudo dei caduti, dovrete andare verso sinistra, dove ci sarà un piccolo vicoletto. Seguendo quella strada troverete un accampamento abbandonato. Se vi ricordate, all'interno dei resti del falò trovavamo la quest dell'Aculeo, mentre più avanti, in una cassa, troveremo quella del Lumina. Una volta fatto ciò, la quest ci richiederà di trovare il luogo di origine del vero Aculeo, ovvero una cassa posizionata su uno dei vari pianeti. Leggerete di quale pianeta si tratta grazie al dispositivo di localizzazione che verrà droppato insieme alla quest. C'è però una particolarità in questo step, infatti il luogo da trovare è lo stesso per tutti, ma cambia ogni ora. Quindi al preciso scoccare dell'ora, il luogo che dovrete trovare sarà uno diverso rispetto a prima. Faccio vedere quindi qui di seguito tutti i percorsi delle varie casse che potrete dover trovare e che ovviamente all'interno di queste clip non ci sono per il semplice fatto che io avevo già preso la mia e di conseguenza non ce ne sono più altre, ma vi assicuro che le posizioni sono quelle che vi indico. Partiamo quindi subito dalla cassa che si troverà negli altopiani della Riva Contorta. Per farlo dovrete partire dalla Gola del Tatacorno e seguire il percorso indicato. In fondo a questo lato di mappa ci sarà un canyon che vi porterà alla zona iniziale, se vi ricordate, dove abbiamo iniziato appunto la campagna dei rinnegati. Vi basterà quindi oltrepassare la struttura iniziale del campo dei reietti e andare sui primi detriti che troverete sulla sinistra. Questi saranno diversi, ma come indicazione dovrete prendere quello molto grosso che sta nella parte esterna. Esattamente accanto a questo ci sarà un piccolo masso con una sporgenza, dove appunto sarà posizionata la cassa. Passiamo ora al condotto 13 sulla terra, che si trova nella zona della periferia. Dovrete quindi entrare all'interno del settore perduto e seguire il percorso fino a che troverete una porta aperta. Entrate all'interno della stanza e sulla scrivania troverete la cassa. Andiamo ora su Marte, più precisamente alla Dinamo di Alton. Spawnate nel centro futuristico Bray e seguite il percorso che si trova sulla sinistra. Vi ritroverete nella piazza dove iniziamo l'assalto di Xol. Entrate quindi all'interno della grotta che si trova in fondo a questa e seguite un'altra volta il percorso. Entrate all'interno della prima porta della mente bellica, dovrete andare a sinistra e quindi seguire il percorso che stareste facendo se steste completando l'assalto di Xol. Una volta entrati nella prima stanza, subito sulla destra vedrete in alto una ventola di reazione. Per raggiungerla vi basterà arrampicarvi sulle tubature. Fatto ciò dovrete sparargli, entrare al suo interno, seguire il condotto e arriverete in una piccola stanzina. Al centro, in mezzo a due colonne, troverete appunto la cassa. Per quanto riguarda il faro su Mercurio, questa sarà ottenibile solamente durante l'evento,
Purtroppo non sono riuscito a procurarvi un gameplay, ma vi spiego tutto quanto quello che dovete fare. Una volta attivato l'evento e completata la prima parte, quindi piazzate le cariche sui 4 punti della mappa, i portali si sgireranno e vi manderanno sulle due torri che stanno appunto ai lati. Fatevi sparare da questi portali, uccidete il minotauro che si trova in fondo a queste due torri e piazzate la carica. Una volta fatto ciò, dovete andare all'esterno della torre, dove spawnerà un cristallo in stile Vex. Sparategli finché non spawnerà una piastra. Questo procedimento andrà fatto 3 volte, quindi salite sulla piastra, spawneranno altri 2 cristalli, distruggeteli, salite sulle piastre e così via, fino a che non arriverete in cima alla torre. Qui in un angolino sulla destra troverete la cassa. Parlando invece dei modi galleggianti su Titano, vi basterà spawnare sul avamposto delle sirene. Fatto ciò, dovrete seguire il percorso che vedete a schermo e quindi andare verso i modi galleggianti. Seguite il percorso finché non li raggiungerete, per intenderci è la zona con i puntini rossi. Non appena arriverete, basterà uccidere l'accolito che sarà sempre lì e dietro l'angolo troverete la cassa. Parlando di Io e del sito di scavo 2, vi basterà spawnare la frizione del gigante ed entrare all'interno del portale che vedrete con un simbolo simile a quello di Rasputin. Seguendo il percorso dovrete arrivare in fondo a questo settore, dove dritto per dritto troverete una cassa. Proprio accanto ci sarà quella che ci interessa. Andiamo ora sulla spina di Keres, sulla città sognante. Per raggiungerla vi basterà inizialmente andare verso la Silvia, ma poi girare a sinistra al portale tutto azzurro. Seguite il percorso e vi ritroverete nella piazza dove mi trovo io. Fatto ciò dovrete andare sulla sinistra e continuare a seguire il percorso di rocce. Una volta arrivato, se non sbaglio, alla seconda sporgenza di rocce, quella che si trova davanti all'osservatorio, sulla sinistra dovrete raggiungere una piccola montagna. Oltrepassare un masso e nell'angolo in fondo troverete la cassa. Per ultimo andiamo su Nessus, all'interno del velo nebbioso. Questo si troverà nel groviglio, più precisamente nel canyon all'interno del quale iniziamo l'assalto del terminale intuitivo. Dovete quindi seguire il percorso dell'assalto, entrare in questo piccolo cunicolo giallognolo e continuare dritti. Fatto ciò vi ritroverete in una grande sala. Dovrete andare sulla sinistra dove troverete un piccolo vicolo nascosto. Proseguite dritto e subito sulla destra troverete appunto la cassa di Nessus. Una volta quindi aperta questa piccola cassa e ottenuto il terzo step, vi verrà chiesto di effettuare 200 sfere di luce. Questo è un progresso condiviso all'interno della vostra squadra, il che vuol dire che se uno dei vostri alleati genererà una sfera di luce, la conterà anche a voi. Per farla in fretta vi consiglio di fare magari lo step di Shuro, del raid dell'ultimo desiderio, oppure molto semplicemente il protocollo se non siete in 6. Fatto ciò otterremo la rosa, una versione leggendaria dell'arma che dovremmo andare a prendere. Tuttavia questa non dovrà essere necessariamente utilizzata per tutti gli step, ma solamente per quelli in cui ci verrà specificato. Il terzo step sarà diviso in 3 parti, infatti dovremo rigenerare i perk della rosa, che sono appunto 3. Per fare il primo ci verrà chiesto di completare un cala a 50.000 punti o più. Il secondo ci chiederà di completare 35 attività tra pozzo cieco, protocollo e forge. E il terzo ci chiederà di effettuare 100 uccisioni senza ricaricare, ovviamente non tutte di fila. Per quanto riguarda il cala, vale un qualsiasi cala con appunto un completamento di 50.000 punti. Noi, essendo tutti bene o male intorno al 750, abbiamo utilizzato un moltiplicatore di 1,75 e quindi una penalità di danno di 170, e in 3 non abbiamo trovato troppe difficoltà. Per quanto riguarda le attività, abbiamo provato a fare prima dei protocolli e poi un pozzo cieco. Le forge le abbiamo abbandonate in partenza, quindi non saprei dirvi quanto ve le possa contare.
Per quanto riguarda il pozzo cieco, questa sembrerebbe l'attività più veloce da farmare, dato che i vari step vi contano più completamenti, e quindi vi basterà completare 5 pozzi con la carica instabile per completare appunto questo step. Per quanto riguarda infine la luce senza ricaricare, molto semplicemente dovete uccidere i nemici senza ricaricare. E per ricaricare non conta il perk di armi o altro, per esempio se vai della luna fazione o il perk dell'Huckleberry. Vi avverto subito che questi tre saranno gli step un po' più lunghetti e noiosi da completare. Completato quindi anche il quarto step, dovremmo equipaggiare la rosa e andare a completare delle attività all'interno del sistema solare. La percentuale delle attività che completeremo sarà maggiore se all'interno della nostra squadra ci saranno persone con la rosa equipaggiata. Per intenderci, noi abbiamo fatto 4 serragli in team da 6, ovviamente tutti con la rosa equipaggiata. Da quello che ho visto, il serraglio è l'attività che dà più percentuale. Non so sinceramente quanta ve ne dia se siete in solo o comunque in meno di 6, ma il consiglio che posso darvi è quello di cercare una squadra dedicata sull'app di Destiny, perché veramente si fa subito. Una volta completato anche quest'ultimo lunghissimo step, il sesto ci richiederà di effettuare delle kill con cannoni portatili, di completare la medaglia tutto tranquillo in azzardo e di generare 50 sfere di luce. Per quanto riguarda le sfere di luce, potete benissimo farle in azzardo mentre aspettate che vi invadano, oppure come al solito andate in protocollo o nella sfida di Shuro. La medaglia tutto tranquillo in azzardo, per chi non lo sapesse, è quella che vi chiede di uccidere l'invasore entro 5 secondi dalla sua apparizione. È veramente molto facile, vi basterà mettere un cecchino oppure il verità, mettervi in un punto sopraelevato della mappa in modo tale che quando spawnerà l'invasore potete ucciderlo subito. Per quanto riguarda invece le kill con i cannoni portatili, queste possono essere fatte sia in azzardo che in crogiolo. Ovviamente in crogiolo è più facile, ma la percentuale è la stessa. Ci verrà dato un 1% se la kill verrà effettuata dal nostro alleato e un 4% se la effettueremo noi. Ovviamente per cannoni portatili non si intende necessariamente la rosa. Una volta completato anche questo penultimo step, vi basterà completare l'assalto di Xol distruggendo 11 cristalli. L'assalto è molto semplicemente quello che trovate su Marte, quindi non dovete attivare un assalto particolare, e giocando noterete diversi cristalli all'interno dell'assalto, distribuiti un po' a caso. Non vi sto a far vedere dove sono perché sono veramente tantissimi, ed è praticamente impossibile che non ne vediate 11 all'interno dell'assalto. L'unica accortezza che vi devo fare è che se sarete in team con altri giocatori, i progressi non saranno condivisi, e di conseguenza dovrete distruggere 11 cristalli ciascuno. Fatto ciò, dovrete anche uccidere Xol nello stesso assalto, altrimenti i progressi si azzereranno. Completato quindi anche quest'ultimo step, otterremo finalmente Illumina, di cui vi ricordo che oggi pomeriggio uscirà un video. Detto questo ragazzi, io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, lasciate tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Sono Gaul, Bellator.